Eccoci al Parco Nord per il Climate Fest. Siamo qui con Lidia dell'associazione Città Giardino. Perfetto, vuole dirci qualcosa sull'evento? Come mai siete al Climate Siamo al Climate Fest perché ovviamente ci occupiamo di ambiente, un ambiente particolare che è quello della Città Giardino, e la Città Giardino è a pochi passi da qui, al di là del parco. Attraverso una passerella la si raggiunge comodamente, forse non tutti i milanesi lo sanno, può essere un interessante percorso a piedi o in bicicletta. E noi siamo qui proprio per farci conoscere, per valorizzare questa città che merita una visita sicuramente e per far conoscere anche la sua storia, perché è un'esperienza urbanistica degli inizi del Novecento che dura tuttora e che ha confermato la sua validità. Ma che cos'è una città giardino? Esattamente. Allora, è una città dove il verde è il protagonista, ovviamente. È una città dove ci sono sì delle costruzioni, in genere edifici di due piani, non più, che almeno quelle delle origini avevano queste caratteristiche, e dove l'area ha una parte riservata al giardino, quindi una parte permeabile. Allora, in questo senso è un po' una città verde ante litteram, cioè perché chiaramente allora non si parlava di green, non si parlava di cambiamento climatico, siamo agli inizi del Novecento, non dimentichiamoci, però sicuramente questa intuizione di un visionario che si chiamava Luigi Buffoli e che dopo un viaggio a Londra decide di portare in Italia un modello abitativo nel verde, può essere conosciuto e studiato ancora oggi come esperienza interessante di città sostenibile. E quanti abitanti popolano la città giardino? La città giardino di Cusano Milanino è fatta di 19.000 abitanti, la Grande. parte storica è quella propriamente detta del Milanino, mentre è cresciuta poi accanto a questa, purtroppo, devo dire, una parte anche sicuramente più densa, perché c'è stato un momento, e parlo degli anni 70, anni 60, 70, in cui molte ville sono state demolite per lasciare posto a degli edifici multipiano, e ancora non c'era un vincolo paesaggistico che poi è stato creato, e quindi un po' di ambiente è stato distrutto. Poi, naturalmente, dal vincolo in poi, invece, questa bellezza è stata mantenuta e è sottoposta appunto a un vincolo regionale, in modo che non si potrà, ecco, intaccare più di tanto. Quindi voi siete qui per promuovere appunto la città giardino o le città giardine in generale? Allora, per promuovere la nostra in particolare, perché è nell'area milanese, nella città metropolitana, e ci siamo accorti che molti milanesi non la conoscono, anche se siamo a pochi passi. Stamattina passavano da qui molte persone, dicevamo Cusano Milanino, sì, ne ho sentito parlare, ma se non c'è una motivazione, se non c'è un'attrattiva, è chiaro. Allora noi dobbiamo creare questa attrattiva, dobbiamo cercare infatti di far sì che qualcuno, ecco, venga a vedere, perché qui c'è un bellissimo incontro fra natura e architettura. L'architettura che è quella storica, eclettica degli inizi del Novecento, e la natura che è appunto il giardino, è il verde di questo parco. E quindi vogliamo promuoverla, però al di là di questo c'è anche un discorso sulla città giardino oggi. Guardate, anche se io penso che è un modello irripetibile, perché alla lunga produrrebbe un consumo di suolo, perché voi potete capire, immaginare che le abitazioni siano tutte unifamiliari circondate da giardino provocherebbe nella città un discorso di estensione, no? Qui è un modello che però ha avuto senso, ha avuto una ragione, che adesso si può coniugare anche in altri modi. Non so, adesso potrebbe essere il bosco verticale di Boeri, no? Cosa del È vero, altre idee genere. green per Altri idee green. Milano. Ma specifichiamo, dov'è Cusano Milanino? Dato che stiamo parlando tanto di questa città, ma non sappiamo. Allora, questa città che sicuramente lamenta una mancanza di trasporti comodi, perché sennò sarebbe più conosciuta, ne sono certa, come appunto le Garden City inglesi che venivano costruite, ma dopo che c'era una rete di trasporti efficiente, questa purtroppo non ha, quindi è raggiungibile attraverso la stazione delle Ferrovie Nord, alla fermata appunto Cormano-Cusano, che adesso è una stazione unificata, e poi c'era una metrotranvia che era praticamente il naturale proseguimento del numero 4 che ha il capolinea qui accanto a noi.
E poi va bene, noi stiamo aspettando magari che anche qualche metropolitana faccia una giusta deviazione, che sarebbe positivo. Per il momento ci sono degli autobus di collegamento e purtroppo c'è molto uso dell'auto e questo chiaramente andrebbe disincentivato. Che all'ambiente non fa bene. Andrebbe disincentivato. Per cui magari ecco, per anche in bicicletta, le persone che vengono qui oggi, noi avevamo consigliato di venirci in bicicletta perché da Cusano Milanino c'è un percorso pedonale e ciclabile che attraversa una passerella, bypassa anche l'autostrada Milano-Venezia e arriva direttamente qui. In pratica noi siamo al di là del parco, esattamente superata l'autostrada A4. Quindi molto vicino e invitiamo tutti quanti a venire a questo evento.